Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, col solito entusiasmo che mi contraddistingue, soprattutto quando registriamo di sera, poco prima di cena. Vi do il benvenuto ad un nuovo appuntamento col vostro podcast preferito, vedi, questa proprio istituzionale fatta proprio per bene. Mentre vi rammento di iscrivervi al nostro canale YouTube, di scaricare tutti i nostri podcast, li trovate su Apple Podcast, su Spotify, dove c'è anche il video, ma anche su Google Podcast, eccetera, eccetera. Ci potete anche trovare su tutti i social, basta cercare Una Vita da Lontano, e poi potete andare su unavitadalontano.com, dove trovate tutte le altre informazioni che riguardano questo fantastico podcast. Una puntata molto interessante, l'avete visto sicuramente dal titolo, poi insomma ci verrà introdotta dai compari che fanno questo podcast con me, che sono Yogi e Bubu questa settimana. Chiariamoci, io sono Bubu e soprattutto non sono JJ4, per cui tendo a voler sopravvivere almeno questo anno. Ti faccio i complimenti perché devi aver ascoltato molto di Tfiba, soprattutto la canzone Ritmo, visto che dall'ultima puntata a questa è proprio partita scintillante, indie poscia, per cui la quale non mi fermerò certo io qui a rallentare le cose che poi non vanno troppo veloci. Sigla. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Piero, ciao Raffaele, diamo il benvenuto velocissimissimamente alla nostra cara ospite di quest'oggi, è un ritorno, bentornata Adele, ciao. Buonasera ai tre, grazie per il rinnovato invito. Grazie. Oh, allora, tu sei, cioè, quasi non ci credo, sei nella nostra top 10, nel senso che sei la numero 8 come ospite, il tuo numero è 8. Questa è una puntata da paura, perché è la puntata numero 90 e in preparazione, diciamo, in questi pochi minuti in cui siamo stati prima di cominciare, sostanzialmente non ci siamo preparati nulla, quindi potremmo spaziare in lungo e in largo nello scibile umano degli espatriati, e perché non farlo con un'amica che ha molteplici interessi e che ci può raccontare un sacco di cose, e soprattutto ci deve fare un sacco di aggiornamenti, perché in questi anni in cui appunto intercorsi tra questa, la prima e questa seconda puntata, potrebbero essere successe un sacco di cose oppure no. Oh, allora, beh, di sicuro almeno hai camminato tanto di recente, questo è poco, questo ma cosa sempre. Allora, io direi, visto che è stato coinvolto, che Piero può tranquillamente cominciare col guidare il recap. Benissimo, allora dove ci troviamo? Innanzitutto ci troviamo a Valencia, nella comunità valenciana, perché non pensate che sia Spagna semplicemente, quindi in Spagna, con una persona, come hai detto tu, dai molteplici interessi, direttrice di una rivista molto famosa, almeno di una certa ricchia, un artista e una persona con uno sguardo sull'arte a 360 gradi. Questo lo posso testimoniare anche perché svegliamo gli altarini. Proprio di recente abbiamo trascorso un weekend insieme a Londra e abbiamo camminato tanto, abbiamo visto di tutto ed è stato super divertente. Detta questa, io direi di riprendere. Cos'era? È stato super divertente, quindi. Ah, e questo sarebbe super divertente. Ritiro tutto quello di positivo che avevo detto all'inizio puntata. Dicevo, invece possiamo ricominciare un attimo da quelle che sono un po' da uno sguardo più generale, cioè sia dal lato, diciamo, in Italia in questo momento si guarda molto alla Spagna, diciamo, sia da un lato più governativo che da un lato più d'opposizione, che c'è chi guarda, come dire, a un lato, a chi all'altro. Però ultimamente, specie, ne avevamo parlato, credo, tra di noi,
c'era una certa attenzione nei confronti di alcune politiche che sono state iniziate in Spagna, ed era molto divertente sapere uno sguardo in Spagna, cioè nel senso il tentativo di equiparazione di genere e la legge che è stata fatta, correggimi se sbaglio, sulla oddio, non mi viene il termine, ragazzi, aiuto. Hanno fatto ne hanno fatte tante di leggi, quindi a cui ti riferisci? Sì, dal punto di vista del sono tutte quante politiche, diciamo, sui diritti sociali, perché era grazie, sull'inclusività, perfetto. Perché era una cosa che era stata ripresa anche nel dibattito italiano da poco, ed era curioso sapere com'era invece l'originale spagnolo, di cui noi conosciamo relativamente poco, se non quello che ci raccontano male giornalisti e politici italiani. Vabbè, no, la legge è appunto sull'impronta inclusiva, per cui praticamente adesso hanno alleggerito le pratiche soprattutto per l'autoriconoscimento del sesso, quindi tu puoi semplicemente andare al comune o insomma all'ufficio preposto e dire io mi sento donna o mi sento uomo, e non deve essere per forza, ovviamente non deve coincidere col sesso biologico, quindi hanno fatto una serie di la legge in questo senso, insomma hanno abbassato l'età per cambiare sesso, con il consentimento dei genitori, senza dover passare dallo psicologo psichiatra. Uh-huh. E hanno inasprito le pene nel caso c'è un dubbio di, come si dice, di discriminazione, nel senso che se insomma hanno messo una pena di credo 150.000 euro di multa nel caso su posti di lavoro o in altri contesti uno si sente o viene discriminato perché per far parte del collettivo o comunque per questioni di genere, insomma. Quindi insomma hanno fatto una legge che per vari punti di vista secondo me personalmente va anche bene, però per altri secondo me non tanto, insomma, è veramente una cosa molto complicata, però insomma secondo me ci hanno provato adesso a mettere insomma un po' delle cose in chiaro dalla prospettiva ovviamente dal loro punto di vista politico e ideologico, quindi proprio scusa Piero, posso dire questa cosa proprio relativizzando questo provvedimento, comunque questa decisione politica che è stata presa, diciamo così, una questione che mi ha sempre intrigato è la differenza di prospettiva tra un paese e un altro, cioè guardando da fuori, da lontano, si ha appunto una narrazione guidata da determinati media in un certo modo piuttosto che un'altra. In questo momento, al contrario, la Spagna come vede l'Italia in questo particolare momento storico e guarda, politico? Ti dico, per quello che sto capendo io adesso, realmente sono tutti concentrati perché ci sono le elezioni, quindi non vedono niente se non quel tipo, no? Vabbè. Al momento, ovviamente, quando ha vinto Meloni, tutto lo schieramento di centrosinistra, i fascisti in Italia, adesso arrivano anche da noi, quindi hanno preso come la palla al balzo per iniziare la campagna elettorale, basicamente. Alcuni, altri ovviamente, fichissimo, bravi, quindi dipende anche un po' dallo schieramento, anche perché comunque sì, anche qui è molto a differenza dell'Italia, qui è molto come negli Stati Uniti, è un po' netta, no? Ci sono i due poli e su questo adesso si stanno giocando, ma si stanno anche accoltellando tra di loro dentro gli schieramenti, stanno nella fase quella lì, insomma. Quindi anche questa legge qui, come quella sulla violenza sulle donne del solo sì e sì, sono venuti a raffica e a randello prima delle elezioni.
Ne hanno fatta anche un'altra, volendo, anche abbastanza vergognosa, secondo me, perché si tratta di malversazione. Hanno alleggerito la pena per la malversazione dei fondi pubblici, cioè, vabbè. Quindi, insomma, non è tutto oro quello che luccica. Quello che ti quelle sono cose che sai, dici, vabbè, perché mi sono distratto, allora i fondi sono scivolati via. Esatto. Però chi l'ha fatta questa legge, adesso l'ultima, l'attuale governo? L'ha fatta l'attuale governo, cioè la coalizione PSOE Podemos, sì, la Schierda Unita e tutta la parte... Che per dare un'idea dove la potremmo mettere, diciamo, perché sennò non capiamo. Al sinistra, centrosinistra o più 5 Stelle, centrosinistra? No, 5 Stelle ancora non arriverà probabilmente, però no, perché le 5 Stelle capisco io che è molto più trasversale, mentre questo no, sì. È proprio, devi immaginarti, che ne so, che adesso non so bene i partiti in Italia come si chiama, però neanche noi in realtà, neanche noi. Non so, uno che si chiamava Sinistra e Libertà, e poi ce n'era parte il PD, voglio dire. Quindi, si sono frantumati, però il polo è centro-sinistra, proprio sinistra, okay. Perché Podemos comunque marca chiaramente sinistra e punto. Sì. Cioè non... E vengono fuori dal movimento quello, non so se no, Occupamos el Parlamento, che era... La legge cos'era il movimento del 2015? Credo che l'hanno iniziato a formare. Loro vengono da quel movimento lì, quindi per dirti, sono. Il braccio politico è stato Podemos da subito, da quello che ricordo ai tempi, visto che erano stato l'ultimo anno in Spagna, credo, prima del rientro per qualche mese. Esatto, quello è. No, invece una cosa che mi chiedevo, e questo per capire, perché forse questo si rapporta un pochino di più, e magari poi passiamo ad altri temi, perché insomma altrimenti Raffaele mi dice che faccio troppo cose politiche, non so. Sì, all'inizio una cosa leggerissima, così i nostri ascoltatori, la politica va bene solo se ci scanniamo e ci prendiamo un parolacce, non sono molto ferrata, cioè per esempio la legge di cui mi avete chiesto non l'ho letta tutta, l'altra sì, no, quindi insomma sono anche un po', insomma, no, ma figurati, molto, non era molto più generico, era proprio da sapere, esatto, un po' il sentore popolare. E la mia domanda ritorna un po' sul sentore popolare, cioè da quello che ricordo, ora correggimi se sbaglio, la comunità valenziana è sempre stata un po', diciamo, un po' più tradizionalista rispetto un po' ad altre aree della Spagna, per cui mi chiedevo come queste iniziative fossero state prese in giro, quando uno va al mercato e sente le reazioni, insomma, la famosa casalinga di Voghera, di Valenziana, che cosa dice? Sai cosa è successo? Che qui, siccome c'è il governo locale che è di sinistra, quindi comunque appoggia il governo, in linea col governo, quindi, esatto. No, Marco, dopo, se non è urgente, scusa. Sapevo io, avevo bisogno. quindi insomma la linea è perché poi i governi locali, siccome qua è molto più, come direi io, molto più federalista, come lo potremmo definire? Sì, più federalista, sì, no? Sì, quindi, quanto meno più decentrato, esatto, quindi qui adesso sono contenti col governo che c'è, perlomeno, perché ha fatto un sacco di cose sulle questioni del verde. Hanno portato avanti il turismo, quindi hanno portato un po' più di soldi, insomma, non c'è molto scontento, sì, adesso però c'è uno scontento generale perché sono tutti più poveri, c'è una crisi della Madonna, ma questo dappertutto, quindi insomma, no? C'è un'inflazione tremenda, insomma. Ho appena prenotato i biglietti per volare a Dublino e ho promesso a mio cugino che mai più avrei comprato un concerto d'estate tra Inghilterra e Irlanda, perché altro che inflazione, gli appartamenti di Londra al confronto sono regalati. Se devi fare due notti a Dublino ti devi cacciare il sangue,
Potevi venire a Cork e poi prendevi un treno o un bus per andare a vedere quello che dovevi vedere. Lamentati con gli Iron Maiden che hanno deciso di suonare a Dublino, non è colpa mia. No, alla fine del concerto prendevi il bus e venivi a dormire qua. Oddio, se sai che Monaghan è più vicina di Cork, non volevo dire. Anzi, tornare a Monaghan è un'ora e mezza di meno. Infatti faremo così il venerdì, perché altrimenti non ci usciamo con due giorni. Però quello che dice Piero, riportandolo al concetto generale, sì, l'inflazione galoppa anche in Irlanda, e soprattutto in un settore come quello del turismo, che è una delle fonti di reddito maggiori per questa piccola nazione. Il fatto che gli alberghi costino un occhio della testa sta diventando un problema, ne parlano al telegiornale tutti i giorni praticamente, perché ovviamente si rifanno al fatto che c'è un turismo mordi e fuggi, no? Quindi magari l'americano viene tre giorni a Dublino e poi parte, e quindi non si fanno problemi. Però chi invece deve avere, che ne so, una notte in albergo perché deve andare a lavorare a Dublino per un paio di giorni, oppure anche da qualsiasi altra parte del paese, insomma, i prezzi stanno diventando proibitivi per questo motivo, insomma. Ora io non farò il nome della catena di ostelli che tu conosci molto bene, ma il corrispettivo di Dublino per una stanza da 4 per due notti ci ha chiesto quasi 1600 euro. Amico, sei un ostello. È per questo che devi avere il cognato che vive a Dublino, perché così quando vai puoi andare ospite. Pensavo è per questo che devi avere l'ostello, quindi l'ostello adesso. A Middleton County Cork, se ti interessa, io lo possiamo rilevare in due. Per continuare il filone delle considerazioni relative, Adele, dopo quanto tempo la politica spagnola è entrata nel tuo radar personale come lo era quella italiana, o ancora sei nel guado in cui il momento che guardi entrambe da lontano, anche con un punto interrogativo negli occhi? Beh, no, la politica spagnola è entrata quasi subito, sia per il lavoro che facciamo, perché è inevitabile quella parte lì, quindi è entrata quasi subito. Devo dire che ho perso un po' più le tracce di quella italiana, anche se ho provato comunque a stargli dietro, perché in ogni caso anche per responsabilità, perché io mi mandano ancora le cose per votare, quindi che fai, cioè non manco dici vabbè, ma per canca, anche se non so chi votare però vabbè, questa è un'altra cosa. Benvenuta al club. La crisi esistenziale, vero? Non sei sola, mettiamola così. E tu sai che io proprio non votavo dalla stessa parte dalla quale votavi tu, mettiamola così, quando ero in Italia. Sì, quindi no, ma ormai guarda, io ormai sono sul Ale, cioè dai, guarda. Quindi siamo tutti confusi. Oh, allora, quindi detta questa, che è una, appunto, una valutazione relativa, per non dico concludere, ma insomma per muoverci, la politica è una cosa che ci tocca tutti, che ci dovrebbe riguardare tutti, che spesso ci riguarda e magari noi non ce ne accorgiamo perché siamo distratti. Invece ci sono delle cose che tutti noi facciamo, il nostro lavoro, anche i nostri interessi, i nostri hobby, e come ti abbiamo presentato ai nostri ascoltatori su questa puntata di ritorno, tu ne hai vari e tanti. Io comincerei dalla fine, cioè di raccontare quest'ultima avventura in cui hai avuto, non dico il piacere, ma insomma hai avuto la compagnia di Piero ultimamente. Cominciamo dalla fine e poi torniamo all'indietro. Torniamo in italiano. No, ma poi vabbè, io in realtà poi anche per precauzione neanche mi definisco proprio artista, perché non mi ci sento realmente, però sì, Piero è stato carino che è venuto addirittura all'inaugurazione. Abbiamo fatto questa mostra, però in realtà sì, sono inquietudini che abbiamo io e quest'altra ragazza che stiamo adesso. Abbiamo fatto già due esposizioni, due mostre insieme, andiamo in parallelo, lei usa una tecnica, io ne uso un altro e cerchiamo un argomento comune. Questa volta erano gli animali in via d'estinzione, perché vabbè,
per fare la... No, vabbè, ci piace questa cosa. Sì, abbiamo tutte e due figli e quindi i bambini sono più, come dire, più attenti su queste cose. Ne parlano molto a certo. scuola, no? Soprattutto già gli animali fanno parte del loro immaginario praticamente quotidianamente. Quindi è una cosa che ci è venuta fuori anche così, proprio perché la mastichiamo comunque ogni giorno. E abbiamo fatto questa cosa qui di intervento così, e l'idea sarà di fare poi gli stessi gli interventi di tutte e due sullo stesso supporto. Adesso erano su supporti diversi e poi lo faremo sullo stesso supporto, che sarà invece su una cosa un po' più controversa, sulla questione della libertà di espressione, che ne parlavamo con Piero, secondo me, non so se succede anche voi, io credo che è una questione generazionale, per cui a un certo punto a me dà la sensazione che eravamo più liberi negli anni 90 che adesso, però soprattutto su alcuni temi, perché a me toccano da vicino in quanto donna, però ci sono alcuni temi che a me sembra che io potevo pensare più liberamente il mio corpo e me stessa prima che adesso mi dicono cosa devo fare, cosa devo pensare. E quindi è una roba che non, secondo me non sta né in cielo né in terra. Sopra alcune cose c'è una liberazione della Madonna e su altre no. E quindi pensavamo di fare una cosa del genere, ma ancora siamo in alto mare su questa cosa qua. Questo. Invece quello che io ho notato quando sono stato, anche se poi, come dire, sono stato distratto piuttosto presto, lo ammetto, però non per mancanza di interesse, ma per sopravvenuti affetti, mettiamola così. No, scherzi a parte, dicevo, la cosa che avevo notato è che comunque siete un gruppo assolutamente energico, c'è una bella energia dal punto di vista del... non solo dell'altra ragazza, ma in generale anche delle altre persone che erano presenti alla riunione dove ero, e mi sembra che in effetti c'è una scena piuttosto viva in questo momento, almeno a Valencia, insomma, nella tua area, e mi chiedevo quanto tempo ti fosse stato necessario, non essendo nativa ed originaria appunto della zona, per connetterti ad altre persone che avessero questa energia, queste capacità, queste aspirazioni artistiche come le tu. No, ti devo dire la verità che paradossalmente nel piccolo e nel quotidiano è più facile incontrare queste tipo di energie. Quello che tu hai visto era un'associazione, certo. Ed erano... E partecipavano veramente tanto locali come italiani, poi c'era un po' dappertutto, credo che una era vietnamita o una cosa del genere. Quindi, sì, è vero. Adesso c'è, Valencia sta diventando molto cosmopolita, questo sì. Ai grandi livelli è dove invece la cosa si blocca ed è un poco forse anomalo. Perché nelle altre città cosmopolite c'è di tutto, no? C'è più influenza, più scambi, più... Adesso invece, per esempio, per fare un esempio rapido, se fuori da polemica, è semplicemente com'è. Facciamo la polemica. Facciamo anche la polemica, però. Il discorso adesso è che c'è una settimana di Valencia Danza, quindi ci sono tutte compagnie di danza che fanno i loro spettacoli nei teatri come per la strada, ok? Quindi questo è. E la maggior parte sono tutte compagnie valenziane, cioè ce ne sono tre, certo. Internazionali, tre, no? Quindi insomma a quei livelli, come al museo, anche al museo dell'arte contemporanea trovi tantissimi artisti locali, tipo Sorolla, te lo mettono anche a cena davanti, cioè dappertutto, perché è un grandissimo artista, cioè, te lo ritrovi dappertutto, che è bravissimo, per carità, però basta, cioè, cerchiamo anche di aprire, no? Pure la Caixa, che è una fondazione di una banca, ha il suo spazio, sì. E fuori da Picasso, no, va bene, certo. Poi hanno messo anche delle altre cose interessanti, però insomma vedo poco movimento nelle istituzioni, diciamo, chiamiamole alte, o quelle no, non so come dire, quelle fisse, quelle... Sarà che è un po' tutto il mondo è paese, e quindi c'è anche un'opportunità politica nel far
esibire, mettiamola così, solo gli artisti locali, perché poi c'è un ritorno in quel senso, nel senso sì. Esatto, sì, sicuramente, sono sicura. Poi vabbè, ci sono anche i maneggi, tipo che è uscita l'altro giorno, lo scandalo di una direttrice della... l'ex direttrice, credo che fosse del Museo di Arte Contemporanea, che praticamente aveva finanziato con i fondi pubblici addirittura i quadri di suo figlio, cioè, capito, facciamo ste robe. Vabbè, qua bravo, cioè, Vabbè, in realtà, si farà certo una roba del genere, una roba tipo così. In realtà i nostri paesi sono molto più simili di quello che pensiamo spesso, diciamo, e certe volte invece molto più distanti di quello che ci immaginiamo, che diamo per scontato, no? Perché popoli cugini, quasi fratelli, no? Che ci si capisce, il desiderio di comunicare, no? Per cui dopo si aggiusta tutto, eccetera. Però poi magari vai a vedere dei dettagli e ci sono delle differenze, e ne vai a vedere degli altri, ci sono proprio delle identità. In questo periodo post pandemia, dappertutto c'è un desiderio di fare, mm-hmm. di tornare alla normalità, anche no, se non no. si è ben capito qual era la normalità, rimasto pigro come prima la normalità di prima. A me, a Piero, io scusa Piero se parlo anche per te, penso che sarai d'accordo alla fine, a noi diciamo il lockdown ci ha piaciuto, ma come si dice al nostro quartiere, quindi diciamo così siamo abbastanza... mio marito era felice, l'unica persona felice. C'è chi si adatta, non è stato mai attivo così tanto in vita sua, cioè era felice, proprio felice, che poteva comprare chili e chili di riso online senza dover uscire di casa. Oh, quindi, è vero. Per continuare con la considerazione, con poi domanda che spero mi verrà in mente alla fine, no, c'è stato questo percorso che ancora non abbiamo finito, che è un processo dopo la pandemia, di ricostruzione, di ripensamento, non solo della società ma di noi stessi, e quindi ti volevo chiedere le cose che hai fatto dopo, che ti è venuto l'istinto di fare, o le cose che hai notato di diverso da prima, che ti sono accadute intorno, perché ognuno nel proprio paese magari ha dei dettagli buffi o strani. Io per esempio in Italia noto un desiderio fortissimo, quasi veramente quasi incosciente, di fare qualunque cosa, poi magari non si fa, magari si fa male, magari, però per giustificare questa cosa che dobbiamo tornare alla normalità. Ma io ho notato come paese, mi sembra quello dei viaggi, secondo me sono esplosi i viaggi, proprio anche mordi fuma, prima già c'erano, non dico di no, però mi sembra che adesso è proprio una roba, perché subito dopo la pandemia, cioè nell'estate del 21, la gente era ancora locale, cioè qui era pieno di gente di Valencia che faceva le vacanze. A partire dal 22 è stato un proprio c'era già gente di altri posti, vedevi proprio una cosa, un'affluenza. Quest'anno sai, le Fallas, che sono un momento molto importante per la città, per varie cose, però insomma quest'anno ha portato la valle di gente, è stata una roba esplosiva, e stesso i valenziani, che già è la loro festa quindi partecipano, ma ancora di più. Cioè un dettaglio subito per farvi capire, mia figlia anche a scuola fanno la Fallas, quindi scelgono tra i bambini, ci sono dei ruoli, il fagliero e la fagliera maior si chiamano, e quindi questi bambini che rappresentano questi qua dentro la scuola, no? Questi ruoli a tutte le età, e a mia figlia l'hanno scelta per fare la fagliera maior. Grande mi Lulu. Manda il messaggio, io nel panico, perché poi i vestiti sono della Madonna, cioè sono antichi, costano un casino di seta, cioè mica sono quelli di carnevale, cioè sono e quindi panico, vabbè, prova a vedere se li affitto, non c'era maniera di affittare niente, nessuno te li prestava,
perché erano già stati prenotati dall'estate anteriore. Le faglie si fanno a marzo, a giugno già era finito tutto. Cioè io arrivo bella bella cercando il vestito di faglia 2 giorni prima di faglia. Ho passato ovviamente l'incarico a un'altra bambina che per fortuna i genitori sono faglieros, purtroppo vabbè è andata così, però per dire, no, che quest'anno è stata proprio una roba, mi sembra questo. Personalmente ce ne siamo andati dalla città, siamo diventati campagnoli con lo spavento di rimanere chiusi, ce ne siamo andati in un posto col giardino, il cane di 46 kg, cioè così. Abbiamo fatto questo scarto. Adesso siete tornati cittadini e quindi è rimasto in campagna il cane da 46 kg? No, siete rimasti in campagna. Aspetta, per noi che veniamo, per noi che veniamo da una cittadina di 50.000 abitanti, loro comunque sono a Valencia, cioè tu alla fine dei conti fai una camminata un po' più lunga e sei ancora in città. E chiaramente per chi probabilmente vive in città, quella sì, siamo andati verso l'esterno, che... Però io sostanzialmente vengo da Marco, sono andato a Teramo, quando sarei da Valencia ho fatto vabbè, questa è ancora Valencia, mi è stata fregata, il lampante che sia ancora Valencia. Sui 50.000 abitanti vorrei dirti e dirvi che sto seguendo le elezioni comunali che si terranno a Teramo, appunto. Oddio mio, ma perché c'hai questo? Come ti viene in mente? Questa è la cosa che mi diverte di più, perché ovviamente... abbiamo il candidato che farà fallire probabilmente insieme alla banca locale anche il comune, però... Ecco, cioè, la cosa divertente è che i numeri ognuno si riaggiusta a modo suo, quindi c'è diciamo il sindaco uscente con la sua coalizione che dice che a Teramo i cittadini non sono diminuiti, anzi forse sono aumentati, e che Teramo non è la peggior città d'Italia in termini di economia. Invece l'altra coalizione, quindi l'opposizione che adesso tenta di andare al governo, dice invece che a Teramo gli cittadini sono diminuiti. Ovviamente. E che l'economia va male, quindi non sono più 50.000 ma potrebbero essere 80.000 come 15.000, quindi dipende da come la vedi. Come la polizia e l'organizzazione della manifestazione. Sì, come la manifestazione, la polizia dice un numero e i manifestanti dicono l'altro, uguale. I circa 500.000 manifestanti, 28.000 per la polizia, come? Oh, io non mi vorrei impelagare in questo aspetto particolare, però sì, che poi tratto come in Spagna, come in Francia, come in Germania, sì, poi te la faccio fare. Dicevo, in tutti i nostri paesi europei, ma in tutti i paesi del mondo, sostanzialmente ci sono degli enti, di solito sono degli enti nazionali e pubblici, che hanno il compito di contare i cittadini e di misurare l'economia. Quindi ci sono dei dati ufficiali e incontrovertibili. Se dovete votare, dovete scegliere il vostro sindaco. Tra poco andateli a cercare, perché sicuramente i dati giusti non sono quelli che vi dicono i pennivendoli o quelli come noi che insomma discutono tra amici ma senza volervi dare delle informazioni certe e esatte, è solo il nostro punto di vista. Detto questo, Piero deve fare la battuta. No, ho detto, se no poi mi tocca fare una battuta sul ministro dell'interno, okay. Ed eviterei di fare sarcasmo di nuovo sul governo, è bastata una puntata così, giusto in simpatia. Io ho detto, però non ho mai detto di quale nazione è il ministro dell'interno, se italiano, spagnolo, irlandese. Il ministro dell'interno italiano, che insomma avevo criticato così tante volte la polizia. E la polizia italiana dipende dal ministero dell'interno. Con 2010. Niente di che. No, invece. Abbiamo scarrellato mezz'ora, Piero, per cui facciamo fare la brutta figura a Raffaele con i suoi... Beh, io non faccio mai delle brutte figure, anzi, è solo per dire che intanto vi risveglio un pochettino dal torpore, ma poi, insomma, se siete arrivati fino a qui, non potete non iscrivervi al nostro canale YouTube, scaricare i vostri podcast e cercarci sui vari social, e soprattutto da adesso arriva la mezz'ora, quella un po' più hot, diciamo, quella un po' più nella quale raccontiamo delle cose... un po' più, come si dice, non sfrugugliose, un po' più così, che vi faranno proprio rimanere attaccati al podcast. Quindi se lo state ascoltando, se lo tenete in poltrona, rimanete lì comodi, perché se invece se lo state ascoltando, che ne so, correndo, mentre fate sport, accelerate il passo, perché adesso arrivano le cose importanti. No, dicevo, innanzitutto, a parte che se la sonnolenza viene ascoltando me, è torpiero o non è torpore.
No. L'effettino ci sta mettendo ora. Lascia perdere, Raffaele, lascia perdere l'effettino che ormai abbiamo. Mi ho pure contato fino a tre per farlo partire, capito? Mi sono stato pure zitto, ho detto no, niente. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi mi sono perso la domanda. Andiamo avanti. Emiliano, salvami. Allora, no, facciamo un passaggio in avanti. Allora, da qualche tempo non dirò dettagli. Su un noto social seguo un artista inglese, lui è un illustratore e disegnatore molto bravo, che fa quotidianamente una vignetta politica di satira, di analisi della società. Questo lo ritengo non solo appunto una cosa carina da spettatore, da lettore di vignette, ma un tipo di lavoro artistico in cui tu quotidianamente ti forzi, diciamo così, a fare una cosa per tenerti in allenamento, per tenere in piedi un tema. Ogni tanto vedo le cose che posti e che ci fai vedere. La tua quotidianità, l'equilibrio tra la famiglia e il lavoro e questo aspetto artistico, come lo riesci a mantenere, se lo mantieni, oppure una cosa completamente casuale? L'ispirazione per questa domanda appunto mi è venuta vedendo questa cosa, e volevo chiedere a te perché appunto tu hai un modo di espressione così, disegni e illustri, e si univa. No, adesso personalmente, se cosa è successo, che il lavoro si è ridotto, quindi e sono successe queste due cose, che il lavoro si è ridotto e io mi sono resa conto che o mi metto, per quanto riguarda diciamo la parte creativa dei disegni eccetera, o mi metto un po' più regolare sulle cose, o non miglioro, non faccio gli scatti che devo fare, e quindi sono passata poi dove sono adesso, che è molto più calmo, è molto più tranquillo. Alcune cose, la dinamica della vita è cambiata, insomma, la mia dinamica di vita è cambiata. Allora adesso sono più regolare anche su questa cosa qui, diciamo. Cerco di, anche io sono persona caotica, in realtà quello che viene faccio eccetera, però adesso diciamo, non so se è per l'età, sto diventando un po' più sistematica, ci provo almeno, diciamo che quella è l'idea, così in questo senso. Oh, e invece cambiare paese, cambiare nazione, cambiare città, andare a vivere da tutt'altra parte, quali aspetti della tua vita in questo momento sarebbero, diciamo così, toccati, a parte la scuola dei figli, magari un ufficio o un luogo fisico dove andare a lavorare? Cioè il tuo stile di vita in Spagna in questo momento è così tanto diverso da come potrebbe essere quello di andare a vivere in Germania piuttosto che in un altro qualunque paese? Non dico tornare in Italia, perché quello mi rendo conto che sarebbe veramente un cataclisma, un'implosione, un cambiamento epocale, però andare da un'altra parte sarebbe così diverso secondo te, questo particolare momento storico? In realtà dipende dalla dinamica nel quale, cioè perché ti muovi, insomma. Se diciamo che se il lavoro continua a essere online, basicamente no, semplicemente la dinamica quotidiana sarebbe più o meno la stessa, io immagino, per me. Se però si deve, per questioni appunto di cambio di lavoro e di dinamica di lavoro, allora forse con questo sì che sarebbe diversa. Poi dipende, perché per esempio, un'altra volta esempio, se c'è stato un momento che dovevamo andare a vivere in Olanda, no? E allora in Olanda lì sarebbe stata una città di nuovo, perché per la dinamica doveva essere una città, quindi probabilmente lì sì che sarebbe cambiato di nuovo tutto. Oh, perché è cambiato, ritornato a quello che facevamo a Valencia, la dinamica della scuola, il parco, il lavoro, e vabbè, a bere il caffè con questo, cioè la cena, insomma, cosa che adesso invece è più rallentata, per esempio.
La domanda è, a parte che il caffè Piero in alcuni posti in Olanda è buono, mica non scherzo, cioè. Oh, invece volevo chiedere, ma nei coffee shops come mai non si è quagliata, non vi siete trasferiti, non si sono create le condizioni, o avete scelto non si è creata poi la condizione, doveva essere una cosa, cioè, c'è stato un momento che c'è stato un piccolo terremoto nel mondo in generale in cui è, e allora avevamo detto vabbè, andiamo lì, però poi dopo non è stato necessario. Quindi scusate se continuo a fare domande, ma mi vengono per questo. Quindi voi fate parte sostanzialmente di una minoranza di persone, una piccola parte di persone che è pronta a muoversi per motivi più vari, però che non si fa specie né che si fa troppe complicazioni, analizza razionalmente quello che si può andare a fare, se funziona si va. Quindi siete non cittadini italiani o spagnoli, ma siete cittadini già un po' più del mondo, comunque sicuramente cittadini europei. E rispetto ai tuoi concittadini spagnoli, tu noti una differenza appunto nell'approccio all'Europa, al mondo che c'è nella normalità? Che adesso gli spagnoli stanno avendo un po' quello che è successo in Italia anni fa, nel senso che stanno adesso uscendo fuori. Devono farlo adesso per le condizioni che hanno, per una questione di preparazione, per cui quelli più preparati non trovano più il posto di lavoro qui, quindi escono, eccetera eccetera. Però secondo me è più una sensazione, però mi sembra che per loro è un passo molto più difficile da fare, mentre che gli italiani lo fanno con più, diciamo, leggerezza. Gli spagnoli non amano tanto lasciare la propria terra, no, non mi dà questa sensazione qui. Ripeto, il mio è un punto di vista piccolo, non è che lo sto dicendo in base a dei numeri che ho letto, capito? Quindi non. Sì. Però vedendo, per esempio, qui in Italia, qui a Valencia, che è una città più ridotta, più piccola rispetto a Madrid e Barcellona, c'è una quantità di italiani enorme. Mentre se vai all'estero, sì, vanno in Erasmus, vanno a lavorare, però per periodi, poi ritornano, tendono a ritornare. Una roba definitiva no. Ho trovato un sacco di coppie miste di italiani che vengono qui, però vengono gli italiani qui. Cioè sì. Siamo noi che ci muoviamo della coppia, no? Sì. Anche il primo spagnolo entrato nella nostra cerchia a Limerick, ricordava Raffaele, il famoso Tiburon, ora non andrei qui a spiegare il perché, Asier, lui dopo la permanenza a Limerick ha provato per un anno e mezzo circa a ritornare in Spagna, poi si è rotto le scatole, credo mi raccontava Emiliano l'ultima volta, che si trovi in Inghilterra adesso, per cui insomma... In effetti... Sì, non lo so, perché stavo pensando a quello che diceva Adele. In realtà noi di spagnoli, io e Piero, ne abbiamo incontrati tanti nel nostro cammino in questi ultimi 15-16 anni. Però la maggior parte di quelli che ho incontrato io fuori, scusami, è vero che sono stati temporanei. Proprio la maggior parte, questo sì. Mentre l'italiano si sta, sì, una certa, no, dice, vabbè, sarà alla fine. Vanno via, però sono... non mi sembra che sono entusiasti della... Ti dico, lo fanno perché lo devono fare, perché non c'è lavoro e quindi... Sì, no, sicuro, questo sì, li accomuna tutti, nel senso che, mettiamola così, noi italiani, almeno, penso alla nostra generazione, tendiamo a stare insieme, ma non tantissimo. Mentre la comunità di spagnoli, come la comunità di francesi, tendono molto a fare gruppo quando sono... E poi si lamentano di un sacco di cose, mettiamola così. Adesso sembra... Quindi dai prezzi alle persone, quindi poi probabilmente è un modo di essere, non è non lo fanno con cattiveria, mettiamolo così, e non voglio nemmeno generalizzare così facilmente, però c'è questa cosa comune quando, che ne so, si va in giro con gli amici spagnoli, magari, che ne so,
anche il 50 centesimo di euro che costa la birra di più in questo posto rispetto a quell'altro fa la differenza una conversazione di quanto sono aumentati i prezzi e di quanto è costoso uscire, eccetera, per esempio. Sì, 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 sono un poco più... Ma qua loro hanno un modo di dire che si chiama chi è noiola non mama, cioè chi non piange non gli danno il latte, non gli danno, certo, la testa, no? L'hanno proprio come, come modo di dire, quindi vuol dire molto, perché modo di dire popolari significa, danno la dimensione. Oh, prossima. Se non ti lamenti niente. Oh, prossimamente dovremmo rifare una puntata al contrario con uno spagnolo residente in Italia, così per farci, è vero, raccontare è vero, sì. di nuovo un punto di vista, un punto di vista al contrario. Oh, allora, arrivati a questo punto, Adele, c'è qualcosa che dalla prima puntata con cui abbiamo provato a raccontare la tua storia, a intervistarti e farti raccontare quello che volevi, c'è qualcosa che ti è venuto in mente che effettivamente vorresti dire a qualcuno della tua avventura, della tua vita attuale, della differenza con la vita che facevi prima in Italia, che nel frattempo è venuto fuori, che hai magari iniziato a fare un, non dico un bilancio, ma insomma ti è venuto in mente qualcosa che hai realizzato? So che è una domandona veramente eccessiva, però così mi ho buttata là dopo un po'. No, però vabbè, nel contesto attuale, per esempio, a me sta succedendo che mi mancano le persone, gli amici, le amicizie, e la famiglia. Questo, prima l'ho preso, cioè quando sono andata via l'ho presa con molta più leggerezza, pensavo sì, no, i viaggi, si torna, no, è facile, alla fine sono vicina, è relativamente vicino, sono in Australia, quindi non... Certo. Però effettivamente vedo che noto che con, non so se anche una questione del passaggio del tempo, magari pian piano, non lo so, magari ritorni un po' indietro su alcune decisioni, per cui per esempio per me quest'anno è stato cioè il fatto di rivedere Piero, il fatto di andare a Bologna, cioè quest'anno ho deciso a Pasqua andiamo a Bologna perché volevo rivedere delle persone, far conoscere i miei figli ai miei amici, quindi rivalutazione diciamo di quei, non so se anche a te Raffaele succede, prima meno, adesso sempre di più questa cosa. E quindi anche di, insomma, di valutare questa, che poi non neanche succede, non è una roba triste, non sto dicendo questo, semplicemente dico che lo sento di più. Tutto, sì, tutto è vero, per me ancora non arriva questa fase, nel senso che sono ancora però insomma quei figli secondo me sono una grossa spinta, nel senso di voler trasmettere una parte di memoria che uno c'ha, ecco, come dici tu, con Bologna anche per me è magari importante portarle, ci siamo stati però non abbastanza da poter far vedere a mia figlia che quello che è Bologna è quello che ha rappresentato per me in quegli anni, così come Teramo e i posti dove uno è cresciuto, dove ha fatto, esatto, quelle cose lì, e quindi fare questa specie di via crucis nei posti della nostra memoria e fargli, oddio, vedere qua ha fatto sta roba, qua ha fatto bambina, per favore. Quindi però quello sì, poi dopo per il resto non sono ancora nella fase in cui io personalmente mi vedo a Teramo solo da pensionato, se per caso, e adesso quindi avrei una domanda, sì, no, per te Raffaele, posso? Sì. Dunque, questa vale solo per i teramani anni 80-90, e l'hai portata come prima cosa alla via di rap a fargli vedere qua tuo papà stava ogni sera dalle 7:15 alle 8:20 prima, o no? Ancora no, già, però okay. La pizza di Mario l'abbiamo mangiata più di una volta, ma via di rap è più importante. Sì, ho capito, però è un concetto molto molto difficile da spiegare, non soltanto perché la bambina è mezza irlandese e mezza italiana, ma proprio perché è super super giovanissima, e ecco, c'è un gap proprio generazionale
enorme rispetto a quello che facevamo noi, quello che fanno tutti quelli che sono stati fanno più giovani di noi adesso, dopo. Perché anche quelli sono diversi adesso, non so i tuoi, Adele, ma guardando i teenager di nipoti di mia moglie vedo che ci sono delle differenze, sono uguali a tutte le latitudini, che è una cosa che mi sconvolge, nel senso che i miei nipoti in Italia fanno le stesse cose che fanno i nipoti di mia moglie qua in Irlanda, portano lo stesso taglio di capelli, ascoltano più o meno la stessa musica, cosa che invece noi quando 20 anni fa, 25, 30 anni fa magari conoscevamo un tizio in Inghilterra o in Spagna, c'era proprio una diversità di cose, di abbigliamento, di musica, di invece adesso sì, sono tutti informati, quindi però c'è qualcosa che li accomuna, che è proprio la fase della vita, quella fascia lì, e quindi sono tutti, diciamo così, adolescenti nello stesso momento, nello stesso mondo, il loro mondo è più piccolo e diciamo che esatto, per loro è unico. La cosa divertente, per esempio, quando io vado a Milano che ci incontriamo con una bambina che ha l'età più o meno tra Nuria e Marco, sta giusto a metà, e sanno già di cosa parlare, cioè perché hanno tutte queste cose in comune. Oddio, e sì, sanno di cosa, che ne so, Wednesday, la serie Mercoledì, l'hanno vista tutte e due, quindi sì, poi parlano, che ne so, queste. Io volevo fare mezzo passo indietro su appunto questo fatto di avere il bisogno e il desiderio di rivedere amici, di fare cose con specifiche persone. Diciamo che noi siamo una delle prime generazioni con il volo facile in Europa, almeno, perché non dico come faccio di solito. Noi che abbiamo ormai quasi 50 anni, esatto. Magari prima nelle nostre vite, prima delle complicazioni, prima dei figli per voi, prima dei lavori un po' più continui e stretti, ci muovevamo molto, prendevamo aerei di continuo, andavamo a fare weekend di qua e di là. Poi le complicazioni giustamente ti rallentano, per cui a un certo punto poi dici no, mi mancano le persone che ho lì, che vedo poco, eccetera. Quindi è più che una fase della vita, è uno sviluppo naturale di quella fase. Io volevo sottolineare, visto che non l'abbiamo fatto finora, Adele, dove ti trovi in questo momento, perché se i nostri ascoltatori che ci stanno guardando anche, non solo sentendo, non sei dentro un armadio, ma sei in una stanza degli ospiti che casualmente ha un armadio, perché una stanza vuota deve rendersi utile. Stanza degli ospiti, stanza degli ospiti molto accogliente. Ecco, c'è ancora l'odore di Piero lì? Se lo senti proprio là? Io mi lavo, non so se sapete questa cosa, ma io mi lavo. Ho detto che è un cattivo odore, ho detto che c'è ancora il tuo odore. C'è la coda di paglia. Io non volevo scatenare l'inferno su questo filone di battute, ma volevo sottolineare il fatto che quasi tutti gli espatriati che conosco e che mi hanno ospitato, da cui sono stato, eccetera, tengono molto alla stanza degli ospiti, proprio perché hanno un grande piacere e anche un grande desiderio di farsi andare a trovare, di poter ospitare amici, parenti, il più possibile. Sotto questo punto di vista, dopo la pandemia, il tuo ostello si è riaperto, hai fatto, diciamo così, degli annunci pubblici urbi e torbi come ha fatto Piero ultimamente? Quasi, sì, no, però sì, nel senso che ho rotto le palle a tutti quanti, che c'è la stanza, che c'è il giardino, dovete venire, c'è lo spazio, Alice, a tutti gli ho detto venite, ma perché sì, è vero quello che dici, insomma, anche l'ansia, però l'idea di dire vabbè, è uno spazio dove possono stare tranquilli col bagno, con vicino, con dove abbiano il minor possibile, non so, incomodità, devono essere comodi e devono stare benissimo. E assolutamente, assolutamente sì, è proprio il posto sacro, sì, assolutamente.
che però diciamolo, la stanza degli ospiti in realtà è un walking wardrobe con quindi un diciamo... È che devo fare ancora le porte dell'armadio ancora. Ecco, quindi generalmente è adibito ai vestiti, poi dopo c'è un divano letto, c'è un divano... No, su qua... letto una piazza e mezza con il cuscino della Madonna. Bello comodo. Ecco. Io però, gli ospiti, però noi ospiti, cioè quello che succede quando noi non ci siamo in quella stanza non lo dobbiamo sapere né ci importa, cioè noi quando arriviamo troviamo una stanza degli ospiti e siamo molto contenti. Ecco. Siete contenti, esatto. Io, sì, sempre. Io ho raggiunto il nirvana della stanza degli ospiti da questa casa. Stanza degli ospiti addirittura chiusa quando non c'è nessuno. Viene aperta esclusivamente A, quando devo fare la lavatrice perché la lavanderia è di fianco alla stanza degli ospiti, e B, due giorni prima che arrivino gli ospiti, perché arrivano le signore pulizie, la rimettono a nuovo completamente, lenzuola nuove, copertine, eccetera. Un po' come il salotto buono, c'è ancora la plastica sopra il letto. No, però sopra... direi proprio di no, cioè, anche perché diciamo che fortunatamente l'ultimo mese e mezzo sto veramente lavorando di postello e... siamo quasi completi su Booking. Ecco, a quanto fai la stanza? Quindi, se abbiamo detto che a Dublino 1500 euro per una bevuta tra amici, tra l'altro la bevuta tra amici qui si risolve in happy hour, quindi 12 euro due cocktail, passa la paura, via. Vabbè, boh, insomma, visto che stiamo prestissimo, visto che stiamo raggiungendo la fine della trasmissione, facciamo qui non abbiamo parlato di quello che mi interessava a me, del lavoro di Adele, delle droghe, non abbiamo parlato. Cioè, noi siamo un podcast, dobbiamo fare una terza così. Puntata, va bene, facciamo una terza puntata tra qualche mese. No, allora un monografico, sì. Perché io sono interessato non tanto alle droghe quanto tali, ma interessato al vostro essere genitori che fanno una professione particolare come quella. Quindi sono interessato. Sono i genitori Breaking Bad, per favore. No, no, però che c'entra? Però ci sono degli argomenti che loro devono affrontare con i figli e che io invece mi posso risparmiare almeno per un altro 5-6 anni, tra virgolette. No? Quindi già quello. Sì. Però sai che cosa succede poi, Raffaele? Che a un certo punto, paradossalmente, l'argomento è entrato con la birra. Perché... Perché loro già bevono, no? No, per quello, però bevono noi bere e dicevano, ma perché io tu sì, quello io no? E allora abbiamo iniziato poco a poco a spiegare, quindi poi dopo è entrato anche il lavoro, perché... che ne so, un giorno Nuria ha scritto un biglietto... dicendo multa a papà che vende cannabis, no? Uh-huh. E allora chiaro lì panico, no? Ma Nuria, nessuno vende cannabis in casa, è vietato. Non dire che cosa spara, che ci arrestano tutti. Quello no, non vendiamo droga, no, assolutamente no. Quindi insomma, bisogna. No, perché giustamente lei sentiva parlare, certo. Eccetera. Noi usiamo la parola cannabis, però usciva marijuana, eccetera. Sì. Cos'era marijuana? Ovviamente poi dopo è stato spiegato anche tutto, sempre da un punto di vista ovviamente antiproibizionista, però insomma dicendo ci sono i rischi, insomma un approccio il più obiettivo possibile, perché neanche puoi demonizzare quando tu stai facendo poi quel lavoro lì, non... Oppure non lo so, dire non dire niente a scuola, mi raccomando, è peggio, cioè no. Diventa ancora più così. Diventa ancora una roba più, no? Insomma, spiegare bene cos'è l'impresa, l'hanno vista, hanno conosciuto tutta la gente che ci lavora, no? Hanno capito poco a poco poi dopo cos'era realmente, insomma, no? Va bene, però dobbiamo fare però della prossima puntata parliamo del lavoro, insomma, sì. Che quello mi dà anche secondo me il business in quanto tale, cioè capire come si crea un business da zero in una nicchia di mercato che è completamente diversa, è una cosa interessante. Soprattutto tra l'altro perché... è una cosa molto dinamica, per cui quando abbiamo iniziato noi era una cosa, adesso ne è un'altra con le aperture di Germania eccetera, può essere una cosa interessante perché... Sì, infatti non mi interessa.
Ma non solo, magari è interessante per alcuni nostri ascoltatori che magari desiderano buttarsi in questo campo o lavorarci o spendere le proprie professionalità e magari non ha appigli, punti di riferimento, giusto un modo per iniziare. Piero? Non mi giustifico. Stesso, perché l'idea che c'è è che in Spagna, per esempio, sia legale, non è così. Quindi in Spagna non vi potete fare le canne, quindi che sia chiaro, non per strada. Bella multa al momento. Se ti può, se ti può consolare ho un conoscente che pensava che a Cuba fosse assolutamente legale e lui è passato 7 dei 9 giorni che aveva prenotato di vacanza a L'Avana nella locale commissaria di polizia. Perché la prima cosa che ha avuto il secondo giorno si è svegliato, è uscito e adesso da fare colazione, caffè cornetto e canna al Porto Vecchio dell'Avana. Tempo 20 minuti, prelevato, e da lì il giorno della partenza gli hanno detto: questa è la sua valigia, sì, ecco, quella la porta per via di Cuba, levete. Per cui, detta questa cosa... Come sempre l'umanità si divide in due categorie e in questo caso chi ha coscienza di dove si trova e chi assolutamente ma po' di informazione prima del viaggio, se una cosa così, no? Chiedere, capito? Ma si può dai. Ma almeno offri un tiro a qualcuno che dice: no, che fa, sei matto, nasconditi, cioè no, invece no, ogni c'è stato un periodo che facevamo l'articolo su guarda dove vai, attenzione, questi sono i posti, sì, dove è legale, questo dove non è legale, questo dove finisci 20 anni in galera per nascondere. Quella in realtà è una lista assolutamente fondamentale. Senti, invece, caro Raffaele, sappi, sì, che io non mi giustificherò della mia scelta editoriale, mm-hmm, perché sono assolutamente interessato chiaramente anche a quella parte, però Adele, da che sono andato a trovarla, è divenuta l'autrice anche di un secondo tatuaggio che a breve avrò addosso, per cui mi interessava di più andare sull'arte che su cose, mi sto mangiando le mani perché prima ho preso il disegno dicendo: lo metto di fianco al computer, lo mostro in puntata, e come un cretino invece ho lasciato di là e adesso andare a prenderlo. Ovviamente a beneficio di quelli che ci hanno guardato su YouTube o su Spotify, Emiliano ha messo sì. Certo. No, l'abbiamo già fatto, quindi non devi dire io volevo dire che oggi abbiamo fatto una puntata un po' così, non siamo riusciti a seguire un tema per bene dall'inizio alla fine, magari non è stato utile a chi aveva un desiderio di informazione o comunque di sentire un parere specifico, come altre volte invece ci è successo. Tutto ciò perché noi tre avevamo ognuno una puntata diversa in mente e volevamo parlare con Adele di una cosa completamente diversa, quindi la prossima volta faremo 3 puntate parallele, magari non da un'ora ma da 20 minuti, una per uno a solo, proprio una micro intervista. La cosa principale è stato il piacere di stare insieme, di averti di nuovo con noi, di assolutamente, grazie mille. Io lo dico a mio beneficio specifico e te lo dico, Adele, sei una delle poche persone che, anche se non vedo spesso, non sento quasi mai, è come se non fosse passato il tempo e uno ricomincia dal punto che ha lasciato, assolutamente. Quindi purtroppo con questa considerazione così anche un po' romantica finiamo la trasmissione. Io sono il primo a fare i saluti e i ringraziamenti, grazie ancora di essere stata con noi, è sempre un piacere. Speriamo di rifare un'altra puntata, appunto, magari mirata, se loro due si mettono d'accordo. Quando volete, a disposizione vostra. Grazie mille dell'invito di nuovo. È un piacere vedervi a tutte e tre. Grazie anche per noi. Pietro, se vuoi puoi leggere la domanda che ho fatto a ChatGPT, che ho messo nella chat interna qua. La domanda è stata: si può fumare la droga in Spagna per strada? E questa è la risposta che mi ha dato ChatGPT. Ti leggi anche la risposta, cioè, che ci sei a sto punto?
No, non è consentito fumare la droga per strada in Spagna, anche se la legge spagnola sulla droga è abbastanza permissiva rispetto ad altri paesi. Il consumo di droga per strada non è considerato illegale, può comportare conseguenze legali. Beh, poi mi dice un'altra serie di cose. L'ultimo paragrafo è: inoltre è importante notare che la legge spagnola sulla droga non legalizza la vendita o la distribuzione di droghe. La vendita e la distribuzione di droghe rimangono illegali in Spagna e possono comportare conseguenze legali severe. Questo è il pensiero di ChatGPT OpenAI sulla mia domanda: posso fumare la droga per strada in Spagna? Rivedrei anche la domanda che faccio, tutta la storia sui club cannabici che fa un po' di fumo, perché a me mi arrivano le mail dicendo: ma dove mi posso iscrivere, in che web? Arrivo dall'Italia, dove posso fumare? Fate: no, aspetta. Allora vado a scrivere. Poi non capiscono, pensano che cannabis è un club, vogliono che io li ammetti nel loro club. Non ho un club, non è un club. Che però voglio dire, la prossima idea imprenditoriale, no? Ma mi sa che alla fine, guarda. Ma anche un ostello. Ma uno yacht in acque internazionali, cioè anche meglio, però. Lo yacht tende a costicchiare, quello è il problema. Sì, un pochetto. Però una barca di pescatori subito fuori le acque internazionali. Così come i due ciclisti devono fare, non è che stanno a pensare a... Adesso tu prendi una serie di come dire, di giovani un attimino così, li mandi su un peschereccio in acque internazionali, quelli stanno poi mezzi fumati e un attimo che la guardia costiera arriva e li affonda. Capito, ma sono acque internazionali, cioè uno non, se ha bisogno di aiuto chiede aiuto, poi va bene, questo è un discorso che possiamo che prenderemo la prossima volta, che possiamo rovinare questo argomento anche la prossima volta. Esatto. Allora, io invece della citazione dedicherò questa volta, ancora una volta, un pezzo di una canzone a una nostra ospite, quindi dopo Federica la scorsa volta, ad Adele, il saluto per te è la prima strofa di Lascio Drum dell'Itfiba, che dice: la strada dove finisce? Senza piedi userò le mie mani, fino alla pista che non esiste la cavalcherò su venti ed uragani. Ecco, da Piero Pelù, Ghigo Renzulli e io non so chi sono, il terzo Litfiba che nessuno conosce. Gianni Marocco, ma visto che ti eri già visto morto e sepolto. È stato un piacere come sempre, ci vediamo la prossima volta, ciao.